Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, bentrovati per una nuova edizione del telegiornale. Nei giorni scorsi 80 studenti dell'Istituto Einaudi di Pistoia sono stati ospiti del 183° Reggimento Paracadutisti Nembo all'interno della caserma Giovanni Marini per un open day dedicato agli studenti dell'indirizzo socio-sanitario. L'attività coordinata con l'ufficio scolastico provinciale è stata organizzata con l'idea di mostrare ai ragazzi la possibilità di tradurre in pratica le materie oggetto di studio che possono trovare applicazione all'interno di un'organizzazione come l'esercito italiano. Ora le principali notizie attraverso i titoli. Tanta acqua dal cielo in questi giorni, ma per ora facciamo debiti scongiuri, pochissimi problemi in previsione di altre giornate plumbe. Abbiamo fatto il punto della situazione. Sulla montagna pistoiese si sono svolte delle gare di soft tire, sport di squadra basato sulla simulazione di azioni militari. Per queste finali nazionali sono arrivati giocatori da tutta Italia. Serata piena di sport su TVL, si inizia con il grande basket, con tiro libero, si prosegue con il calcio di Serie D, con Giovedì Sport, poi il ciclismo Toscana Sprint e i motori con motocross My Passion. Dopo i primi giorni di pioggia autunnali, facciamo un po' il punto della situazione per quanto riguarda il territorio. I problemi sono sempre un po' gli stessi, ci sono 3 o 4 zone del comune che sono particolarmente fragili e anche con cumulate continue di 50-60 mm lì arrivano i problemi. Una cassa di espansione sull'Ombroncello, un'altra per le acque alte nell'area dell'ex campo di volo, sono i due principali interventi strutturali previsti sul territorio comunale di Pistoia per migliorare la sicurezza idraulica del territorio. Da tempo noi chiediamo che l'Ombroncello venga messo in sicurezza e ci sono dei progetti per fare delle casse di espansione. Una è già stata fatta 2 anni fa, però diciamo che non ha dato ancora i risultati sperati. C'è un'altra cassa d'espansione in previsione, poi 2,5 milioni, speriamo che la Regione Toscana sia in grado di tirarli fuori. Poi c'è quella in previsione al campo di volo. C'è un progetto che abbiamo commissionato insieme al Genio Civile all'Università di Firenze, al Dipartimento di Architettura, dovrebbe essere consegnato in questi giorni. Nel frattempo noi stiamo lavorando sul campo di volo con un'operazione di bonifica molto importante che in questi giorni si sta svolgendo, e se tutto andrà bene speriamo che nei prossimi almeno paio d'anni si sia in grado di partire con questa grande opera che dovrebbe contenere 800.000 metri cubi e mettere in sicurezza perlomeno il ponte dell'autostrada. Intanto le prime piogge autunnali hanno fatto emergere alcune criticità. Siamo stati per ora abbastanza fortunati in questo primo, diciamo, episodio autunnale perché al di là di un paio di sottopassi che sono stati per qualche mezz'ora durante la giornata chiusi e poi riaperti, il resto diciamo c'è stato qualche piccolo smottamento su terreni privati che sono finiti sulle strade, ma tutta roba che è stata nel giro di poche ore risolta. Ma perché il sottopasso del Viale Europa si allaga spesso? Allora, il sottopasso del Viale Europa ci abbiamo lavorato 3 anni fa con uno scarico molto molto capiente che va direttamente nell'ombrone, quindi lì non c'è nemmeno bisogno di pompe di sollevamento o roba del genere. Purtroppo i problemi ci sono ancora perché la griglia che dovrebbe intercettare le acque probabilmente è troppo piccola, si sporca con più frequenza di quella che si poteva immaginare e a volte quando arrivano le prime piogge succede che è la griglia che si tappa, non è il tubo. E a causa delle intense piogge, ieri in via del Sassero a Montecatini è caduto un grande pino marittimo che si è abbattuto sulla pensilina a servizio di un edificio usato come deposito delle auto. La pianta ha travolto anche 2 veicoli, finendo per danneggiarne anche un terzo. Non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuto il personale dei Vigili del Fuoco per rimuovere la grossa chioma dell'albero, mettendo in sicurezza la zona. Un vero e proprio patto da stringere con i comuni contro la povertà. E molto spesso si riduce il tavolo a una mera informazione. Questo non lo vogliamo noi, vogliamo un confronto, una concertazione. È l'auspicio espresso da CGIL CISL e UIL presentando la piattaforma unitaria sulla contrattazione sociale che sarà sottoposta ai comuni della provincia di Pistoia in vista della stesura dei bilanci preventivi 2024 degli enti.
La provincia di Pistoia è una delle province messe peggio in Toscana, sia per i dati economici, per i dati sociali, per il numero di poveri che esistono, per i licenziamenti, per i giovani che hanno difficoltà a trovare lavoro e se lo trovano lo trovano precario, per cui Pistoia non è messa affatto bene e i comuni sono un punto fondamentale, una risorsa fondamentale per cercare di dare risposte a queste persone. Lo scorso anno furono solo 7 i comuni che risposero all'invito dei sindacati ad un confronto sui temi come ad esempio le politiche sociosanitarie ed educative, le tariffe, le politiche per la casa. Chiediamo più attenzione alla contrattazione sociale perché in quel momento, quando siamo a quel tavolo, noi siamo portatori delle esigenze, delle criticità, delle sofferenze degli abitanti, dei cittadini di quei comuni. Chiedendo una concertazione preventiva su questi temi, ma anche ribadendo l'importanza di verifiche periodiche, i sindacati hanno indicato alcune priorità per il territorio e i suoi cittadini, come la progressività delle fasce ISEE, il contenimento dei servizi a domanda individuale, dando alla contrattazione sociale il valore di un vero e proprio patto contro la povertà. Il patto dovrebbe nascere da parte di tutti, le esigenze sono reciproche, E i comuni, essendo più vicini ai cittadini, dovrebbero avere questa attenzione maggiore anche alle parti sociali. Ve ne avevamo già parlato qualche giorno fa, ci torniamo nel dettaglio, stiamo parlando del progetto pilota sull'educazione finanziaria. Al via a Pistoia un progetto pilota di educazione finanziaria di qualità e rivolto a nuclei familiari in condizioni di fragilità o vulnerabilità, con l'obiettivo di dare strumenti per affrontare nel modo migliore i momenti di difficoltà economica e pianificare con maggiore consapevolezza il futuro. Pistoia si affianca così, terza città in Italia, alle esperienze sviluppate dai comuni di Milano e Bergamo. Siamo la terza città d'Italia che affronta questo tema concretamente perché con la crisi economica che ormai da oltre un decennio imperversa nel nostro paese, anche i cittadini pistoiesi, soprattutto quelli in condizioni più fragili, ne sono colpiti. Per questo il progetto vuole andare proprio a far informare e formare il più largo numero di cittadini su quelle che sono le possibilità di gestire le proprie difficoltà economiche e di progettare appunto il proprio futuro su un percorso economico che possa dare loro delle risposte senza trovarsi ovviamente in situazioni di grosse difficoltà. L'educazione finanziaria offerta da Pistoia prevede sia incontri di sensibilizzazione che di accompagnamento personale, con un servizio interamente gratuito. Il percorso è cofinanziato dal Comune e dalla Fondazione Caripit. Nello specifico si tratta di aiutare le persone prima tramite una sessione collettiva, incontri collettivi, e poi con un percorso di accompagnamento personale fatto da educatori del terzo settore abilitati e certificati a norma UNI che aiutano proprio le persone a simulare il presente, il futuro, proteggersi dai rischi, gestire le spese e immaginare la propria vita. Rimaniamo in comune a Pistoia ma cambiamo sala, andiamo in Sala Maggiore dove c'è stato l'appuntamento annuale con la Onlus Noi del Pascini. Sociale, artistico, scrittura sono i settori che hanno visto impegnati gli studenti dell'Istituto Pascini di Pistoia. L'iniziativa dell'omonima Onlus della scuola, nata 10 anni fa e che riunisce ex allievi, attuali e genitori, ha portato ragazzi e ragazze a misurarsi con 3 settori diversi. La partecipazione a momenti in strutture, come la Fondazione Mike ed RSA, ad eventi dove hanno potuto esprimere la propria dimensione artistica e la scrittura, con un primo concorso letterario promosso sempre da Noi del Pascini, per il quale sono stati presentati racconti elaborati dalle memorie dei studenti del passato. Ai vincitori è stata conferita anche una borsa di studio. Questo vuole essere un modo per coinvolgere sicuramente in attività diverse, non solo scolastiche, i ragazzi che hanno voglia di esprimersi, di esprimere un loro talento. L'evento conclusivo nella Sala Maggiore di Palazzo Di Giano è stato aperto con il conferimento del premio Noi del Pascini ad Oreste Soverchia, che fu preside dal dopoguerra agli anni 60 della scuola, cui si deve la sua rinascita, premio alla memoria di colui che era conosciuto dagli studenti di allora come il babbo. Era una persona che vedeva oltre, ma vedeva oltre perché per lui la scuola dei ragazzi
la scuola era l'elemento in cui i ragazzi ci dovevano vivere. Cosa esce fuori da questo puzzle composto da tre dimensioni diverse dell'essere studente? Allora, esce fuori che prima di tutto abbiamo dei ragazzi veramente bravi che mettono a disposizione il proprio talento, le proprie capacità a disposizione degli altri. Si sono svolte nei giorni scorsi le finali di soft air di una categoria specifica sulla montagna pistoiese. Vediamo. Si è tenuta la terza finale nazionale di soft air PCR, pattuglia a corto raggio, a Campo Tizzoro, dove a sfidarsi sono state varie squadre provenienti da tutta Italia. L'evento, dal titolo Imperio Aurum, è stato organizzato dalla Federazione Italiana Giochi Tattici e dal Comitato Regionale Emilia Romagna, insieme al contributo importante dell'Associazione Dragon Force di Pistoia. Tante le squadre da ogni parte d'Italia che hanno partecipato all'evento nella location dei boschi della montagna pistoiese e luoghi storici come il Museo della Società Metallurgica Italiana, dove i giocatori si sono sfidati a viso aperto. Ad aggiudicarsi il titolo nazionale sono stati gli 11° Graco Jouf, sul podio SEA Teschi al secondo posto e Livorno Soft Air al terzo. Siamo qua a Villa Cappugi appunto per la finale nazionale, che è una della specialità pattuglia a corto raggio, come puoi vedere alle mie spalle. La cosa bella è che praticamente raggruppiamo tutta Italia, quindi tutti i comitati d'Italia, tutte le regioni d'Italia hanno svolto un campionato della durata di 2 anni, hanno proclamato il vincitore della propria regione e l'ASD vincitrice della propria regione ora è qui a partecipare per la finale e da qua uscirà il campione nazionale. Questa è una finale di un campionato nazionale specialità PCR, pattuglia corto raggio. Noi come comitato Emilia Romagna siamo qui a Pistoia perché l'associazione che ci ospita, i padroni di casa, che è l'associazione Dragon Force, sono i padroni del campo. Avevamo l'opportunità di utilizzare questa fantastica location della XMI e quindi tutto il comitato è venuto qui per organizzare questo evento. Abbiamo già organizzato in passato noi come squadra altre gare, non di campionato, comunque altre gare aperte a tutte le squadre italiane che hanno ricevuto partecipazione da parte di appunto molte squadre, tutte rimaste molto entusiaste, e da questo la proposta di rifare queste finali in questa località. Un po' di sport, a dire la verità, sono appuntamenti, consigli più che altro per seguire gli appuntamenti sportivi che sono tanti in questo giovedì di TVL. Intanto ve ne lanciamo uno, è il primo, è tiro libero, che in prima battuta stasera si vedrà alle 19:20. Il fatto di essere venuto a Pistoia proprio all'inizio della mia carriera, aver avuto la possibilità di giocare da professionista, e penso che sarà molto importante anche nella mia crescita. 4 partite, 0 vittorie per Pistoia, sei stato protagonista delle prime 2 gare, che cosa è mancata alla squadra? Sì, la prima partita abbiamo perso di 1. E la seconda partita eravamo avanti anche. Direi che il nostro più grosso problema è proprio capire come finire le partite. Il quarto quarto è stato, diciamo, il nostro tendine di Achille fino ad ora. Questo ed altro quindi stasera in tiro libero 19:20 e anche dopo giovedì sport. In giovedì sport alle 21 invece si parlerà soprattutto, anzi quasi esclusivamente, di calcio di Serie D, con particolare attenzione alla Pistoiese e anche all'Aglianese. Poi a seguire il grande ciclismo con Toscana Sprint dopo tiro libero, e per chi ancora non ha sonno, intorno alla mezzanotte c'è Motocross My Passion, che tra l'altro, a vedere i dati di ascolto, lo stanno seguendo in tanti, nonostante l'ora un po' notturna. Per quanto ci riguarda invece, fra poco c'è Amici della Pelle, dermatologia pediatrica, le infezioni della pelle nel bambino, ce ne parlerà la dottoressa Lucilla Melani. Poi Amapola, per un po' di storia del territorio attraverso i nostri vecchi servizi, interviste e immagini.
Asci Sport Magazine, a proposito di sport, concluderà il pomeriggio con parlando di rally a cura di Asci Sport. Alle 19 torniamo noi. Grazie per averci seguito stasera.